Si è parlato di offerta turistica rurale, di promozione del nostro territorio. Presidente, tanto è stato fatto, ma che altro possiamo fare? Beh, dobbiamo scommettere sempre più sull'ottimizzazione delle risorse, la rete. Abbiamo pensato proprio a un progetto di mettere in rete, per esempio dal punto di vista tecnologico, informatico, tutte le offerte turistiche nel nostro territorio con un tablet e con gli smartphone che sono in nostro possesso. Quindi questo significa dare subito delle risposte anche tecnologiche immediate a quelle che sono le mutate esigenze e i mutati contesti del nostro tempo. Quindi risposte di questa natura sono esemplificative, potremmo fare tanto, ma oggi un messaggio forte viene dall'Abate, cioè stare insieme, provincia, la regione a pochi metri di qui, i comuni, i GAL che sono le soggettività che la regione ha individuato per programmare e catalizzare le risorse destinate allo sviluppo dell'agricoltura e della pesca con i GAC, che è un comparto delle attività produttive importanti ma che non viene più scisso e dissociato da quelli che sono le evoluzioni culturali, anzi si vede la cultura proprio come il volano di tutte le attività produttive, come l'anima dei progetti che poi devono animare lo sviluppo e programmare anche lavoro e socialità per il nostro territorio. Quindi sono davvero soddisfatto oggi perché questo è un esempio importante di interazione istituzionale, un esempio anche di ottimizzazione di risorse, perché con pochi soldi, diciamo, con pochi euro messi a disposizione dai nostri risicati bilanci e attecchendo un attimino su basi, diciamo, che sono maggiormente legate al volontariato, alla passione dei presenti qui, siamo riusciti davvero a mettere in sesto e a porre in essere un'iniziativa che poco prima dell'Expo 2015 è molto significativa, perché significa che non siamo distratti, che gli operatori di questo territorio sono pronti e presenti alla sfida dell'Expo, che il nostro Presidente del Consiglio Renzi ha definito un fatto strategico importante per il futuro della nostra Italia. Quindi essere pronti significa che qua c'è una governance intelligente, ci sono sindaci, il Presidente della Provincia anche come sindaco dà il suo contributo, ma ci sono anche i consiglieri provinciali, i consiglieri regionali e tutti coloro che si stanno battendo, perché diciamolo pure, c'è una classe dirigente all'altezza, al di là dei colori politici, che vuole fare tanto e forse getta veramente il cuore al di là di quell'ostacolo che noi vediamo quotidianamente, fatto di numeri, di crisi economica, di disoccupazione. Però con questo piglio diamo un messaggio anche positivo ai nostri concittadini dell'Abate, diciamo che siamo sul pezzo, che vogliamo costruire un percorso che dia un po' di prospettive e di speranza ai nostri figli e alle future generazioni. Abbiamo anche energie da dedicare, quindi anche per quanto mi riguarda il duplice ruolo di presidente e di sindaco. Presidente lo si fa in modo totalmente gratuito, quello di sindaco con delle indennità davvero ormai risicate, ma ci mettiamo davvero tanta passione e speriamo veramente che al di là di questo un pizzico di buona sorte o anche una protezione divina per chi è cristiano possa, diciamo, aiutare tutti quanti noi ad uscire dalla crisi economica e a guardare le cose con più ottimismo e con un pizzico di solidarietà più, perché nei momenti in cui c'è crisi economica aumentano le lacerazioni e gli scontri e forse dimentichiamo anche valori importanti come appunto quello dello stare insieme e della solidarietà, su cui anche la nostra Costituzione costruisce un percorso di sviluppo dello Stato italiano.